Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata del corso di meditazione. E uno dei benefici della meditazione è il rilassamento. Quindi ricordiamoci che è doveroso, se vogliamo volerci bene, se vogliamo star bene, amarci, crearci questo spazio per meditare almeno una volta al giorno inizialmente. Poi vedrete che man mano che prenderete dimestichezza con la tecnica e con il rilassamento, ne sentirete di più la necessità, proprio perché starete bene. All'inizio magari sarete un po' pigri, è normale, ma vi consiglio di essere perseveranti se volete realmente avere degli ottimi benefici da questa meditazione. Abbiamo detto che il rilassamento è uno dei principali benefici. E che cosa succede quando ci rilassiamo? Innanzitutto, qualora ci siano dei dolori, qualora ci siano dei disagi a livello fisico, il nostro corpo sviluppa dei particolari benefici, ecco, durante la meditazione, per cui si abbasserà il dolore. Ci sono vari studi scientifici che hanno proprio appurato, tra cui anche un articolo di giornale della Repubblica, nel quale si diceva che la meditazione batte gli antidolorifici. Quindi io vi esorto a praticarla proprio per prevenire determinati disturbi. Oggi vi voglio, come dire, trasmettere, la meditazione sui colori, quindi il nostro focus. Mentre quello della scorsa puntata era il respiro, concentrarci sul nostro respiro che pian piano si rilassa, oggi il nostro focus sono i nostri centri energetici, chiamati anche chakra. Quindi mediteremo sui colori abbinati a questi chakra. E come voi sapete, questi chakra sono sette, e magari ve li spiego, perché magari qualcuno di voi non ha mai sentito parlare dei chakra, quindi faccio un passettino indietro. I chakra sono dei vortici di energia che sono stati scoperti dalla medicina ayurvedica e sono situati lungo tutto il nostro corpo. Il primo chakra è situato alla base della spina dorsale. Ovviamente questi vortici, questi centri di energia, all'occhio fisico non si vedono, però si possono percepire a livello energetico, perché questi centri sono proprio chiamati centri energetici e sono in aiuto, aiutano il nostro corpo a stare bene, a vivere, e sono predisposti per ogni organo, ogni apparato. Quindi ritorno indietro, scusate, il primo chakra è alla base della spina dorsale, si chiama chakra della radice anche, e il colore è rosso. Quindi quando noi abbiamo trovato il nostro spazio per meditare e siamo in una posizione comoda, con la schiena ben eretta, oppure volendo anche da sdraiati, la prima cosa sul quale noi ci focalizzeremo dopo aver chiuso gli occhi e dopo aver fatto qualche respiro profondo è il primo chakra, situato, abbiamo detto, alla base della spina dorsale, e il colore è rosso. Dopodiché, dopo qualche istante, il nostro focus andrà al secondo chakra che è situato sotto l'ombelico e il colore sul quale ci focalizzeremo è l'arancio. Man mano che saliamo lungo la colonna vertebrale troveremo un altro chakra che è collocato sopra l'ombelico ed è di color giallo come il sole. Infatti viene chiamato anche plesso solare. Ricordiamoci che ogni chakra aiuta a star bene un particolare organo o apparato del nostro corpo, per cui più noi ci focalizzeremo su ogni singolo colore con attenzione e con rilassamento, e più daremo beneficio a tutto il nostro corpo. Quindi salendo ancora un po', si va al quarto chakra, situato al centro del petto, e viene chiamato chakra del cuore. Il colore qui è il verde smeraldo.
ci posizioniamo un attimino più su, andiamo al chakra della gola, che è di color blu e ci aiuta nella nostra espressività, nella nostra comunicazione. Ci focalizziamo sul blu che irradia tutta la nostra gola, le spalle, le braccia fino alla punta delle dita. Dopodiché arriviamo al nostro sesto chakra, che è collocato qua al centro tra le sopracciglia, viene chiamato anche terzo occhio o chakra dell'intuizione, che ci aiuta a sviluppare la chiaroveggenza. Quindi ci focalizziamo su questa zona con il color indaco, che è un colore che va dal blu notte, dal blu scuro al viola. E arriviamo infine all'ultimo centro energetico, sopra la nostra testa, settimo chakra, che è di color viola. Ecco, io ve li ho elencati molto velocemente, però la cosa molto importante è di focalizzarci passo passo su ogni centro energetico in modo molto molto lento, in modo da rilassare tutto il corpo. Questa è la meditazione sui chakra, che aiuterà a riequilibrare sia le parti fisiche del nostro essere, ma soprattutto le nostre parti emozionali, perché ogni chakra è collegato a una particolare emozione e ogni chakra ci dà dei particolari benefici anche a livello di pensieri. Quindi ci rivediamo nella prossima puntata, nel quale ve li spiego in modo più accurato, ve li spiego uno ad uno, anche nel loro significato collegato agli organi, collegato alle emozioni. Per questa puntata vi saluto e vi auguro buona meditazione. Grazie di cuore. Ciao a tutti.